stasera il rosario alle 20:30 nella chiesa di San Verano per ricordare Tullio Cirri, presidente del Consiglio Comunale di Pinerolo, che è morto a casa sua dopo aver lottato per alcuni mesi contro una malattia incurabile. Cordoglio in città e in comune, dove per oltre 30 anni Tullio Cirri è stato espressione del centrodestra. Aveva iniziato la sua carriera politica con Democrazia Cristiana e per anni era stato dirigente alla Pininfarina. I funerali verranno celebrati domani alle 10:30 nella chiesa di San Verano. Saranno 4.000 i commensali che sabato sera si siederanno intorno ad un lungo tavolo che da Perosa Argentina arriverà fino a Pomaretto. Un evento frutto dell'intraprendenza e della collaborazione tra le due amministrazioni comunali con una trentina di associazioni di volontariato del territorio. La conquista del Guinness dei primati rappresenterà l'aspetto spettacolare e mediatico dell'appuntamento, mentre il vero obiettivo è rappresentato dai risvolti solidali che verranno raggiunti. Con una raccolta di fondi verranno infatti ripartiti tra l'associazione Jumbo Car, che li utilizzerà a favore della Onlus Children's Center Mayungu in Kenya. Altri interventi verranno poi fatti a favore delle scuole primarie e secondarie del territorio. Per partecipare basta iscriversi presso l'ufficio turistico in via Roma 22 a Perosa Argentina. Il costo è di 10 euro. Domani alle 18 appuntamento nella libreria Mondadori in piazza Barbieri 15 a Pinerolo. Verrà presentato il libro Gustarsi la vita. Saranno presenti le autrici Maria Varano e Fiorenza Panazzolo.